Il rimorchio di un trattore carico di rotoballe si è incendiato nella serata di martedì 20 luglio, poco prima delle 21, sulla strada provinciale 565, Pedemontana, all'altezza di Bairo. Il trattore ha svoltato per non bloccare il traffico nella traversa laterale nei pressi del distributore di benzina. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco di Ivrea, i volontari di Rivarolo Canavese di Cornè e i carabinieri. Le operazioni di spegnimento sono state abbastanza impegnative, nessuno è rimasto ferito o intossicato.